Ora TG, ben trovati. Apriamo con la cronaca. Catania, se non apri ti ammazzo. Un uomo è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori nei confronti della ex Leve. Ha danneggiato anche l'autovettura. Con calci e pugni tenta di sfondare la porta di casa urlando «Se non apri ti ammazzo!». Poi scende in strada e le danneggia l'auto. Vittima, la sua ex, che spaventata chiama il numero unico d'emergenza, l'112. Immediato l'arrivo della polizia che arresta l'uomo mettendo fine ad anni di maltrattamenti. L'epilogo nei giorni scorsi, i fatti a casa della madre della donna, dove quest'ultima si era trasferita per sfuggire alle vessazioni dell'ex compagno. Alle prime ore del mattino l'arrivo dell'uomo che, dall'esterno urla, minaccia, colpisce ripetutamente l'ingresso dell'abitazione. Scatta la segnalazione e il pronto intervento della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito individuato l'ex compagno che nel frattempo aveva anche danneggiato l'utilitaria della donna parcheggiata sotto casa. Alla vista degli agenti l'uomo ha tentato di allontanarsi ma inutilmente, in quanto è stato immediatamente bloccato. In evidente stato d'agitazione è stato sottoposto a perquisizione, addosso aveva una dose di cocaina, è stato quindi segnalato alla prefettura così come previsto dal testo unico sugli stupefacenti. La donna ha sporto denuncia e l'ex è stato arrestato per atti persecutori e danneggiamento. Disposti gli arresti domiciliari, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna, il questore di Catania Giuseppe Bellassai ha emesso il provvedimento di ammonimento che prevede anche l'invio del maltrattante a centri specializzati per l'apposito programma di recupero previsto dal progetto Zeus. Un pastore è entrato con lo suo gregge in un terreno privato ieri sera a Caltanissetta, è stato ferito a una gamba a colpi di pistola dopo un alterco con il proprietario dell'appezzamento. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo sarebbe entrato con il suo gregge all'interno del pezzo di terreno, sarebbe stato affrontato dal proprietario, il pastore avrebbe forse colpito con una mazza il proprietario, che avrebbe reagito sparando. Sono finiti entrambi in ospedale, sono per fortuna non in pericolo di vita. Indaga, come dicevamo, la polizia di Stato, la squadra mobile di Caltanissetta. Aveva un mini arsenale in un'autovettura, un 47enne arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania per porto e detenzione abusiva di armi. Tutto si trovava all'interno di una Renault Twingo che è stata bloccata a Mascalucia. La perquisizione personale veicolare, durante la quale i militari dell'arma hanno scovato, nascoste sotto il sedile, tre pistole Beretta, munizionamento, ma anche due walkie-talkie che possono essere utilizzati per collegamenti radio. Un incendio a Palermo nelle prime ore del mattino di oggi. Per capire l'esatta dinamica indagano i pompieri e i carabinieri. Prime ore del mattino di oggi di fuoco e paura a Palermo, dove in via Gabriele Vulpi si è sviluppato un incendio che ha interessato un intero edificio a tre elevazioni fuori terra. L'allarme è scattato poco dopo le 4:30 del mattino, quando il fumo ha svegliato chi risiedeva all'interno dell'edificio ma anche il vicinato. Sullo posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme hanno interessato tutti i locali, quattro i residenti che sono stati prontamente evacuati. Tuttavia, a seguito delle inalazioni da fumo, sono stati affidati al 118 arrivato sullo posto per le verifiche sanitarie del caso. I pompieri hanno prima circoscritto, poi spento definitivamente le fiamme intorno alle 6:30 del mattino. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato le fiamme. I pompieri stanno effettuando indagini tecnico-specialistiche. Sul posto si sono recati anche i carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Una ragazzina di 13 anni ha minacciato con un coltello un 12enne che per paura si è gettato dal balcone del primo piano finendo sfondandolo sul tetto di un garage. Il minorenne è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Licata, dove è stato ricoverato al pronto soccorso anche la 13enne, che però è stata portata a Palermo per essere sottoposta ad accertamenti ed esami. L'episodio è accaduto in una comunità per minorenni tra Agrigento e Palma di Montechiaro. I carabinieri della sezione operativa di Piazza Dante Catania hanno bloccato a
piede libero e poi denunciato a piede libero un 48enne catanese pregiudicato per possesso ingiustificato di chiave alterato di grimaldelle all'interno dell'autovettura a San Cristoforo, sulla quale viaggiava l'uomo, è stato trovato un sistema dispositivo OBD2, mentre nel portogetti dell'autovettura sono stati trovati un telecomando universale per veicoli, nonché una chiave artefatta utilizzata solitamente per forzare le autovetture, in sostanza un vero e proprio kit del ladro di autovetture. Voltiamo adesso pagina, guardiamo verso il vulcano attivo più alto d'Europa. La scorsa notte blanda attività parossistica dal cratere Voragine, ma una esplosione sarebbe stata registrata anche dalla Bocca Nuova. Si è chiusa nel giro di pochissimo tempo l'attività stromboliana dal cratere Voragine sull'Etna, che alle 4.30 del mattino aveva fatto scattare il sistema di allarme passato da F0 ad F1 per via dell'aumento dei tremori vulcanici accompagnati appunto dalla breve fase parossistica giudicata intermedia tra quelle sin qui registrate a partire dallo scorso mese di giugno sul cratere Voragine, che segue l'eruzione ben più corposa e vistosa del Ferragosto, che si chiuse poi con la caduta di sabbia vulcanica nell'area compresa tra i comuni acesi e il capoluogo etneo. Tornando alle 4.30 del mattino di oggi, le telecamere dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno osservato attività stromboliana con un modello previsionale di dispersione dell'eventuale nube vulcanica indicata in direzione est-nord-est, di fatto poi non formatasi. Il tremore vulcanico ha mostrato un rapido aumento con sorgente a circa 2.000 metri di altezza sul livello del mare. Non è stata notata deformazione del suolo. Gli strumenti hanno registrato una esplosione anche dalla Bocca Nuova. Nessun impatto sui sistemi di volo aereo. C'è anche Angela Carini tra le 5 atlete scelte da WeBuild, la società che si occuperà della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, in una campagna per promuovere lo sport, una decisione che ha scatenato l'ironia dei social dopo le polemiche nate per il ritiro della pugile italiana dopo appena 46 secondi durante l'incontro con l'algerina Khelif, poi vincitrice dell'oro olimpico a Parigi. A Carini è stato affidato il compito di rappresentare la passione. Sul web non mancano critiche e polemiche tra chi dice che siamo in una botte di ferro e chi ironizza auspicando che il ponte sullo stretto resista più di lei. Esodo contro esodo d'agosto, oggi domenica di Ferragosto, molte già cominciano ad abbandonare la Sicilia dopo le vacanze, agli imbarchi per il continente, più di un'ora di fila. Attenzione anche al maltempo che sta caratterizzando molte parte dei cieli di Sicilia, con ripercussioni anche sulla viabilità, principalmente nella zona messinese. Una giornata che si pronuncia nervosa, ma che per ora è sotto controllo. La mattinata è iniziata in modo tranquillo. Al casello di San Gregorio, punto cruciale per chi viaggia da e verso Catania, si registrano solo alcune piccole code, sia in ingresso che in uscita. Traffico che dunque risulta sostenuto, ma scorrevole su tutta la tratta, in maniera ordinata, senza segnalazioni di code chilometriche o blocchi significativi. Tuttavia, la situazione è destinata a mutare nel corso della giornata, con un aumento dei flussi previsti soprattutto verso le ore centrali. Ma non solo, nelle prossime ore una serie di rovesci temporaleschi interesseranno diverse parti dell'isola. Su tutta l'autostrada, in particolare nei tratti in prossimità di Catania, la combinazione tra pioggia e sabbia vulcanica depositata ancora sul manto stradale potrebbe creare condizioni di pericolo particolarmente insidiose per la guida. Pertanto, le autorità competenti raccomandano la massima prudenza in questo esodo di metà agosto. Siccità nell'isola ancora assai presente, con la determinazione dei flussi anche agricoli. Si guarda verso il G7 che si terrà ad Ortigia per parlare anche di siccità. La Sicilia, terra di antiche tradizioni agricole, si trova oggi a fronteggiare una crisi senza precedenti. La combinazione di siccità persistente, condizioni di lavoro spesso precarie e la crescente pressione del cambiamento climatico sta mettendo in ginocchio uno dei settori economici più vitali dell'isola.
La scarsità di piogge ha ridotto drasticamente la disponibilità di acqua, costringendo molti a ridurre le coltivazioni o, nei casi più gravi, a lasciare campi incolti. Questa crisi idrica è aggravata dalla mancanza di infrastrutture adeguate per la gestione e la distribuzione dell'acqua. Purtroppo durante i periodi di siccità come quelli che stiamo vivendo, intervenire in agricoltura per reperire nuove risorse idriche è molto complicato, perché le risorse in gioco sono talmente elevati che è difficile poter risolvere in emergenza. Nel settore idropotabile invece la regione siciliana e il governo Schifani stiamo lavorando tutti assieme nella cabina di regia in maniera ottima, stiamo cercando di risolvere il problema perché le risorse in gioco sono inferiori e quindi si riesce a intervenire efficacemente. A peggiorare ulteriormente la situazione è il triste fenomeno delle morti sul lavoro in agricoltura. Si conta un alto numero di decessi a causa del ribaltamento da trattore. Le condizioni di sicurezza in agricoltura devono essere assicurate, quindi è evidente che bisogna intervenire con maggiori controlli rispetto a quelli che attualmente si stanno realizzando. Allertiamo gli ispettorati, l'ispettorato agrario, ma sollecitiamo anche gli ispettorati del lavoro a intervenire per cercare di ridurre, se non annullare, questi incidenti. Nonostante questo scenario preoccupante, Ortigia, il cuore antico di Siracusa, si prepara ad accogliere il G7 Agricoltura e Pesca dal 21 al 29 settembre. La prossima settimana saremo assieme al sindaco di Siracusa assieme per vedere sul posto l'organizzazione e poi ricordiamoci anche che il G7 è la prima occasione, una delle prime occasioni per sponsorizzare quella che è la regione enogastronomica d'Europa. Visite di Ferragosto nelle carceri siciliane degli esponenti del Partito Radicale. La situazione rimane critica, a sostegno dei detenuti anche Totò Cuffaro. Nel mese di agosto alcuni delegati del Partito Radicale sono impegnati in un tour delle carceri siciliane. Le prime strutture visitate sotto la guida di Donatella Corleo, consigliere generale dei Radicali, sono state Lucciardone, il Pagliarelli e l'Istituto per Minori Malaspina di Palermo. Attualmente al Malaspina ci sono 29 ragazzi, anche se la struttura potrebbe ospitarne una quarantina. Tuttavia tre celle sono inagibili a causa di un incendio scoppiato lo scorso dicembre durante una rivolta. I giovani detenuti dispongono di alcuni ventilatori ma sono ancora in attesa dei condizionatori già acquistati ma non ancora installati. La situazione è più critica negli istituti per adulti dove non solo le temperature elevate creano disagi ma secondo quanto dichiarato dalla Corleo non viene rispettata la sentenza Torreggiani che stabilisce i limiti di spazio calpestabile per ogni detenuto. Pagliarelli viola letteralmente la legge Torreggiani, anche senza un metro, togliendo le suppellettili, la quadratura di qua e di là, è in violazione della legge Torreggiani. Non si possono tenere due detenuti in stanze dove ci sono mobiletti, perché tanto la quadratura è quella lì, non è così. Tali visite evidenziano le carenze strutturali e organizzative che affliggono il sistema carcerario siciliano. Anche il diritto alla salute è fondamentale per ogni individuo, non sarebbe rispettato, secondo quanto dichiarato dal consigliere dei Radicali. Dal 12 al 21 agosto non ci sono medici al Pagliarelli perché sono in ferie e ne mancano 11. Mancano 11 a fronte di una popolazione carceraria di più di 1.400 persone, persone con patologie serie, inclusi i malati psichiatrici. Lunedì le visite continueranno a Catania, prima al carcere per adulti Bicocca, poi all'istituto minorile. Il giorno dopo toccherà al penitenziario di Augusta, mentre il 27 agosto ci si sposta a quello di Favignana. Ancora si attende l'autorizzazione per entrare il 23 agosto al carcere di Trapani. Vicino ai detenuti Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, che ha preso parte a un sit-in davanti a Lucciardone per sottolineare la responsabilità dello Stato nella vita dei detenuti. Cuffaro ha vissuto personalmente questa esperienza, avendo scontato una pena per favoreggiamento aggravato alla mafia. È sacro il luogo,
dove dimora il dolore, e dentro le celle dimora il dolore di tante vite che le vivono e dei loro familiari. Per questo la cella e quel luogo è sacro e noi abbiamo il dovere di rispettarlo, abbiamo il dovere di fare tutto quello che serve perché la dignità di queste persone possa essere salvaguardata. Noi che amiamo la vita dobbiamo rispettarla sempre e per tutti. Dopo una diffida della regione siciliana è tornato operativo in mattinata il servizio di elisoccorso nella centrale operativa del 118 a Caltanissetta. Non possiamo tollerare, ha detto il presidente della regione Schifani, disfunzioni di questa natura, specie quando si tratta di servizio essenziale per la salute dei cittadini. E adesso torniamo alla giornata di ieri, Catania in festa per la ricorrenza della traslazione delle reliquie della Santa Patrona Agata. Fede, devozione e tradizione. Sant'Agata d'Agosto non è principalmente una festa turistica, ma un'occasione per rinsaldare il vincolo tra la patrona di Catania e i catanesi. 898 anni dopo il rientro delle reliquie di Agata da Costantinopoli, il consueto bagno di folla ha salutato ieri la parte finale della festa. Il pontificale, concelebrato dal vicario generale Vincenzo Branchina, nella assenza fisica dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, ancora ricoverato ma in via di guarigione dopo l'infarto di una settimana fa. L'arcivescovo ha scritto di suo pugno un messaggio dove assicura che una volta ristabilito continuerà a dare cuore, mente, energie alla diocesi catanese. Scrive Monsignor Renna: Sant'Agata ci avvicina con la preghiera, l'esempio. Ricordatevi che ogni festa, ogni atto di devozione deve portare frutto di bene della nostra vita per la città e per il mondo. Ci guidi dunque la fede. Richiamo che anche il 3 di Unon con l'omelia celebrata da Monsignor Branchina, poi l'uscita del busto reliquiario in Piazza Duomo, la processione, tantissima gente ha voluto salutare Agata, riservando a lei preghiere ed esortazioni. Ci pensa lei in tutta la nostra famiglia, gli mette la sua mano e queste cose. La pace per tutti. Cosa chiediamo a Sant'Agata? Chiediamo tanta serenità, perché ne abbiamo bisogno, e penso basta così. In generale, per il Ferragosto, di proteggerci sempre, di vegliare sempre su di noi, su mio nonno, e niente. Cosa chiediamo a Sant'Agata? Di proteggerci sempre, sempre e comunque, per qualunque cosa facciamo e per tutti chi ha bisogno. Certamente la famiglia, ma anche la situazione generale, no? Ma in generale il popolo catanese, di essere più uniti e di evitare tante cose brutte che capitano. Solo un po' di salute per tutti quanti, per tutta la popolazione di Catania e per tutto il resto del mondo. E Sant'Agata ce la fa a portare la pace in tutto il mondo, perché è una festa stupenda e meravigliosa, e la Santa ci fa tutti i miracoli che noi desideriamo, la pace e la salute. Essa Santa Tecla di Acireale per la consegna dei premi Garitta 2024. Successo di pubblica e critica per la Kermesse Premio Nazionale Garitta 2024 nel borgo Marinaro di Santa Tecla. La 46esima edizione ha scandagliato il terreno minato dell'intelligenza artificiale. Attenzione, come dice Papa Francesco, certamente da un lato è tecnologia, ma da un altro lato c'è una fase etica che va abilitata. La fase etica è quella di essere sempre noi uomini alla guida delle macchine, perché sennò finisce come il film di Kubrick, che sono le macchine ad impadronirsi di tutto. Non solo l'intelligenza artificiale, ma anche tanta intelligenza umana. Dall'attore Vincent Riotta, nato in Gran Bretagna ma di famiglia siciliana, a Francesco Masci, direttore tecnologico del Dicastero per la comunicazione vaticana. Presente anche Ignazio Ingrao, definito come l'uomo che vede più di tutti il Papa. Questi strumenti sono stati oggetto anche alla G7 a Borgo Ignazia per la prima volta dell'intervento di un Papa, Papa Francesco, che su invito della Presidente del Consiglio Meloni ha partecipato e davanti ai sette grandi ha parlato di questo strumento come di qualcosa di tremendo e meraviglioso allo stesso tempo, quindi qualcosa che va utilizzato per la pace, per costruire fraternità, comunione tra noi, non va invece utilizzato per alimentare false notizie, per inquinare anche il processo democratico. Premiato speciale di serata anche il chiacchierato agente dei VIP Lele Mora, alla sua prima uscita pubblica dopo i recenti problemi di salute.
Io credo e spero che sia un buon auspicio per il futuro. Dicono che è un premio che porta molta fortuna e io non potevo mancare. Dopo tanti stress che ho avuto in questi anni, adesso un po' di fortuna ci vorrebbe. L'appuntamento per il premio Garitta Nazionale di Santa Tecla è già fissato per il prossimo anno, quando il tema sarà, come di consueto, una nuova e stimolante sorpresa. Ci fermiamo qui, grazie a Paolo Coco, oggi in regia termina questa edizione di Ora TG, a voi tutti il più cordiale, buon proseguimento di giornata e di domenica con i nostri programmi.